Eccoci qui ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con MotoGP 14. Allora, proseguiamo la nostra seconda stagione in MotoGP. Andiamo ad Austin con la nostra Ducati. Cercheremo di migliorarla andando avanti con i GP, perché comunque c'è da lavorarci. Abbiamo fatto nella prima gara. Abbiamo fatto un ottavo posto, adesso comunque cerchiamo di migliorarla un attimo con l'ingegnere, vediamo un attimo con i pacchetti. Come ho detto ragazzi, questa seconda stagione in MotoGP l'andrò a fare molto rapidamente, nel senso che comunque i video usciranno molto spesso, forse anche 2 video al giorno per quanto riguarda le gare su MotoGP, quindi ve la farò abbastanza veloce comunque questa seconda stagione, però sempre cercando di andare a vincerla, perché non sarebbe male vincere la stagione con la Ducati, un team Un italiano. buongiorno. Allora, vediamo un attimo ingegnere, vediamo insieme l'assetto della moto. Allora, vediamo un po' di modificarla. La moto non risponde come vorrei nei cambi di direzione. No, la moto non mi trovo bene in uscita di curva. La velocità in uscita non mi piace per nulla. Esco sicuramente troppo lento dalle curve. Una volta vai, proviamo questo, dai, 6 minuti. Vabbè, procedete pure. Vediamo il pacchetto dove lo mettiamo. Mettiamo freni e proviamo a andare a fare questa qualifica ad Austin. Andiamo un po' a portare in alto questa Ducati, ci proveremo. Ok, vediamo se hanno migliorato. Come vedete, ho anche cambiato il colore del numero, adesso è giallo, spicca di più su questo rosso Ducati. Austin non è facile. Cazzo, cioè, qui si è impennata veramente da sola, non ho fatto nulla, ho solo accelerato e si è impennata da sola, cioè non. Come è abbastanza prestante, la moto si è impennata completamente. Allora, questo c'è il tratto misto. Vediamo se guadagniamo. Qui mi sembra che guadagnavamo sempre perché vanno un po' più lenti loro. Però comunque la moto c'è da lavorare, c'è da lavorare ancora. Comunque ho voluto prendere la Ducati, però comunque non è che sia il top per quanto riguarda la moto, eh. No, non è possibile però se impenni random. Cioè, non è possibile. Perché impenna random quando trova delle leggere salite simili a dose? Cioè, non è possibile. È già la seconda volta. Mi sta facendo sprecare il flashback inutilmente. Non ho capito perché impenna da sola la moto. Maledizione. Ad Austin non siamo mai andati bene. A parte che poi è un circuito che non mi piace. Siamo in leggero vantaggio di 252 millesimi. Piano, piano. Ok, questa l'abbiamo fatta bene. Cioè, abbiamo usato due maledetti flashback perché la moto si è impennata da sola. Ecco, inizia il tratto più difficile. Vediamo se riusciamo. 283 millesimi, dai, 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 va bene, va bene. Sarebbe ottimo entrare in qualifica 2. Come ho detto, ragazzi, farò questa seconda carriera molto rapidamente. Nel senso, comunque, non resterò molto a settare la moto e quant'altro. Comunque, i video usciranno anche molto frequentemente, anche 2 video al giorno per quanto riguarda la carriera di MotoGP. No, abbiamo perso un abisso nel tratto finale perché ero in vantaggio, invece poi di 329 millesimi non so che cazzo è successo. Allora, io direi di fare un altro tentativo, tanto per vedere se riusciamo. Vaffanculo, vai in gara perché l'odio quando ti dà questo cazzo di taglio di curva. Va bene, dai, vai, 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 dai, tanto ci divertiamo di più a partire indietro. Andiamo a fare il Quella che solito vedete in questo rimontone, momento. poi guarda qua,
addirittura ottavi, no? Ma è inutile, comunque non dobbiamo neanche perdere tempo con le qualifiche, perché le qualifiche sono, secondo me, buggate, perché non è possibile che vanno 2 secondi più veloci e poi in gara ti fanno un tappo clamoroso, perché vanno lentissimi. Quindi non ne vale neanche la pena perdere tempo con le qualifiche. Guarda, facciamo prima e partiamo sempre ultimi, e chi si è visto si è visto, quindi lasciamo perdere queste qualifiche. Andiamo a fare di nuovo il pacchetto sviluppo moto, vediamo un attimo dove mettiamo telaio. La dobbiamo assolutamente migliorare per queste telaio e sospensioni importanti, Vai, partiamo 18esimi. Bene, una pessima qualifica. Cerchiamo di recuperare in gara come al solito. Vediamo. Come detto, perché questi comunque ti buttano giù. Dai, cazzo, levatevi! Occhio. Piano, li devo schivare assolutamente, che qui così vanno lenti con questo tratto. Piano, ok. Va bene, dai, siamo altri primi 10. Gira, cazzo, gira. Non impennare. Ok, abbiamo rischiato lì, Il problema di questa Ducati che si mette a impennare random. Ma come cazzo non è possibile? Beh, ma te lo meriti, mi sono passato sopra, va bene. Cioè, ne esce così largo nella curva, rientra a tagliare la strada agli altri, vabbè. Strano che non sono caduto, mi sono passato praticamente sopra. Guarda quell'altro. Vabbè, qui c'era l'attenzione perché ho tagliato mezza curva, però ci sta, vediamo che siamo quinta posizione, va bene, comunque partivamo 18esimo. Siamo tra i primi, piano. Non devo accelerare molto qui, la moto un po' di fatica a girare, però. Va bene, dai, stiamo con questi che va bene, dai. Gira. Ok, attenzione Pedrosa, attenzione. Vediamo se riusciamo in accelerazione. Che la Honda va, però. Abbiamo anche la Ducati, porca di quella. Questa è una pessima curva. Pessima curva insieme all'intero circuito, perché comunque non mi piace, ostia. Allora mi devi spiegare perché impenni random, continui a impennare. Vabbè, quelli se ne sono andati, guarda qui quanto recupero, però poi nell'altra parte del circuito sono molto più forti, molto più veloci. Gira cazzo. Dai, va bene. Continua a impennare, la moto continua a impennare, porca di quella! Maledizione, mi fa sprecare flashback. Un'idea, non capisco perché impenna. Cali di FPS, cioè è un gioco strapieno, ragazzi, strapieno di bug questo gioco, veramente. È strapieno. Questo periodo alla Mario sto facendo veramente disastri con i giochi, perché io ho giocato anche agli altri prima di MotoGP, quindi WRC, MXGP hanno più o meno gli stessi problemi, comunque MXGP specialmente si presentavano lo stesso problema, gli avversari che non cadevano ti facevano cadere loro, quindi. Dai, cazzo. Piano. Sti cazzo di
cambi FPS. Gira, gira cazzo, gira. La moto. Moto non gira. Moto non gira. Sì, ma è una maledizione. Vai. Vabbè, dai. Quarto posto può andare, visto che partivamo molti indietro. Se restiamo qua. Allora, qui in penna la moto, non riesco a capire perché se vado ad accelerare forte in penna. C'è battaglia con Pedro Oslo. Porca di quello, questi cazzo di cali di FPS le continuano. Gira, gira. Dai, dai, dai. Pessimo circuito, pessimo circo. No, non riesco a capire perché in penna quando vado a uscire di curva. No, non ho capito, è la seconda o la terza volta. Cioè, mi ha fatto sprecare due flash per lo stesso motivo. Non ho idea perché fa così. Quindi se adesso andiamo giù abbiamo buttato un... Ancora, continua! Continua ad impennare! Porca di quella maledetta moto! Schifosa! Sì, vabbè. Perfetto, perfetto. Ci hanno buttato giù quel cazzo di Pedrosa, bene. No, la moto va come vuole. In penna, scende, in penna, vabbè. Inguidabile, inguidabile. Ah, pura. Ok, inventati anche quello. Drive through, cioè ok, prendendo il corridoio ci squalificano, avete capito? Ci squalificano. Ah, benissimo, prendiamo il corridoio e ci squalificano. Non ho capito dove ho tagliato. Perfetto, così. Ok ragazzi, un disastro di gara tutti i sensi, perché a parte non ho capito dove mi ha dato il taglio curva, la squalifica, quel maledetto Pedrosa che mi butta giù. Risultato che siamo arrivati ultimi, squalificati. Bene, Austin, un pessimo circuito, anche un'altra volta mi aveva squalificato. E quindi va bene così, questa seconda gara vince Rossi, grande gestione di gara di Rossi ad Austin, stagione che inizia con il piede giusto. Marquez secondo, non è sereno, ho avuto problemi all'interiore per tutta la gara, non capisco il perché. Allora ragazzi, noi proseguiamo, cercheremo di sistemare questa Ducati che non capisco perché in penna, random, e parte che non ho capito perché mi ha dato il taglio curva e la squalifica dopo, prendendo il cordo mi ha dato squalifica, perfetto, va bene, la cazzo di cane completo questo gioco, va bene. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, come sempre commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, iscrizione trovate nella pagina Facebook, Twitter, Google+, noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Danix0689.